Sì, lui è sempre stato meglio sul mio, anche se sul doppio chilometro si è sempre saputo difendere discretamente, però sai, c'è un viaggio in mezzo, ha corso il 15 di luglio, è arrivato veramente da una settimana, non lo so, mi piacerebbe poterlo giudicare dopo averlo visto in corsa. Quindi Tundras su tutti, Tritone e Polluce Caf come alternative, però ripeto, corsa molto equilibrata e sicuramente verrà fuori un episodio molto combattuto. Grazie Francesco. Tundras sta chiudendo da chiara favorita, 2.04, alternative sulla stessa linea o quasi, Tritone Lux 3.62, la scuderia Riccardo Zamora Polluce Caf 3.42, però il gioco è ancora aperto, tutto è pronto, si va in partenza. Seconda corsa di Palermo, sette anziani di categoria D sul doppio chilometro, gara molto equilibrata, ma c'è al gioco una chiara favorita ed è il numero 2 Tundrast. Prova a partire molto forte Riccardo Zamora, improvvisato da Giuseppe Porzio Junior, ed in poche battute sfila al comando nei confronti di Tundrast. In terza posizione si è sistemato Tritone Lux, poi via via tutti gli altri con il numero 1 di Nuvolare di Stra in quarta posizione. In avanti dunque Giuseppe Porzio con il 4 di Riccardo Zamora, che prova adesso subito a ridurre la cadenza. D'altronde è un cavallo che ama le distanze più corte, quindi prova ad un po' accorciare la gara. 31 un file scarsi da 1.17 qualche cosa, significa che si sta andando piuttosto piano per la categoria con Riccardo Zamora in avanti, poi Tundras, Tritone Lux, Nuvolari di Stra e Robin Hood M che prova a risalire, Polluce Caf ed in coda Tortuera. Sono stati percorsi poco meno di 800 metri dei 2 km da percorrere con Riccardo Zamora che prova ad amministrare, con Rosario Gambino che fa buona guardia alla sua scia. A questo punto smuove Gasparello Verde col 3 di Tritone Lux, fa la mezza ruota, come si dice in gergo, Rosario Gabbino, che anticipa e non anticipa per restare coperto. Primo chilometro assolutamente tattico, 1.19.4, quindi si è andati davvero piano. Adesso ci sarà sicuramente una volata finale non da poco, che potrebbe a questo punto vedere ancora Riccardo Zamora protagonista. Stenta a venire avanti Tritone Lux, anche perché adesso il ritmo sta crescendo. Prova ad ingambarlo comunque Gaspare e adesso viene via deciso Tritone Lux e lo fa davvero in maniera incisiva, aggirando l'opposizione di Tundrast e andando dritto sul capofila Riccardo Zamora, che prova a rispondere, però a questo punto prende un attimo in mano Gasparello Verde e aspetta la retta d'arrivo. D'altronde anche Riccardo Zamora è un suo cavallo, un po' in difficoltà Tundrast, inferiore alle aspettative, viene in questo momento aggirata anche da Robin Hood M, mentre gli altri hanno difficoltà a inserirsi. Mancano poco più di 200 metri al traguardo, con Gasparello Verde che prova a tenersi in mano le ultime risorse, quelle necessarie per vincere, con Tritone Lux che adesso affonda i colpi. Tritone Lux nei confronti di Riccardo Zamora prova ad avvicinarsi anche Robin Hood M, arriva anche Polluce Caffè sul palo. Vince alla grande il numero 3 di Tritone Lux, mentre probabilmente Riccardo Zamora si è salvato di misura da Polluce Caf e Robin Hood M, ma c'è foto probabilmente per le piazze, non per la vittoria. Ha vinto Tritone Lux, 3.61 la quota, 2.35 qualcosa sul mio cronometro, mentre rivedendo l'arrivo al rallenti direi che secondo è Riccardo Zamora, terzo Robin Hood M, quarto Polluce Caf, ma i tre sono molto vicini in numeri dunque 3, 4, 5, l'ordine d'arrivo da confermare della seconda corsa di Palermo.